Parliamo di semenzaio, filo riscaldante in silicone, tappetino, pro e contro dell'uno e dell'altro. Vi faccio vedere un po' come funziona, come si montano, come lavorano, come vanno installati correttamente e vediamo poi i costi. Così ognuno può decidere in base alle proprie esigenze cosa acquistare eventualmente e cosa rimandare magari per il prossimo anno o non acquistarlo del tutto. Pensate che io al tappetino ci sono arrivato adesso, avrete visto il video la volta scorsa e sono 10-12 anni che faccio il semenzaio. Quindi con calma le cose poi vengono acquistate in base alle proprie esigenze in quel momento. Quindi con questo video spero di portarvi la mia esperienza nel mio piccolo sul cavetto riscaldante e sul tappetino riscaldante. Ci vediamo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Allora, parliamo di semenzai. Qui ho un esempio di una vaschetta di germinazione da 128 alveoli. Vedete già le due sonde, ma adesso ci arrivo piano piano. Comincerei subito dal tappetino. Se avete visto il video scorso, ve l'ho presentato, l'ho appena acquistato e vi dirò velocemente solo le caratteristiche tecniche perché ne ho già parlato. Allora, 50 watt, 22-24 euro, ha le dimensioni esatte per un vassoio del genere, è dotato di termostato. Ecco, questa è la cosa principale. Se dovete acquistare il tappetino, come vi ho detto l'altra volta, non lo acquistate senza termostato, perché quelli senza termostato arrivano anche a 30 gradi ed è troppo. Noi, in base ai semi che dobbiamo seminare, ad esempio in questo caso peperoni, siamo intorno ai 22-24 gradi e questo lo si può impostare in modo preciso. Tempo 15-20 minuti dell'accensione, lui arriva a temperatura e si ferma. La sonda di cui è dotato si infila dentro un alveolo e quindi la sonda comunica con il termostato e quando è arrivata a temperatura ovviamente si ferma. Lo stesso discorso ovviamente vale per il filo, però cosa succede? Allora, se per quanto riguarda il tappetino abbiamo un pezzo unico, tappetino, termostato e sonda sono tutti insieme, vengono vendute così e finisce lì. Per quanto riguarda invece il cavetto riscaldante, questo è un cavetto in silicone, ce ne sono di varie misure, dai 2 metri ai 10 metri, questo è un 6 metri, ne ho un altro di là simile da 8 metri se non erro, questo è un 80 watt e ha la possibilità di scaldare molti più vassoi, questo vi faccio vedere. Io l'ho sempre disposto in questo modo qui. Tenete conto che i cavetti riscaldanti per i primi 50-80 cm di cavo non riscaldano, quindi lo dovete sapere quando andate a installarlo. Una volta che avete deciso di acquistare il cavetto riscaldante, non basta perché occorrerà acquistare a parte anche il termostato. Ha la stessa identica funzione di quello del tappetino, ma si acquista a parte, ha le stesse ovviamente caratteristiche, si può impostare la temperatura, io per esempio ho impostato 22 gradi, lui piano piano arriverà a 22 gradi, perché il tappetino era già tiepido, quindi il sensore NTC sente che ci sono 22 gradi e tra un po' lui si spegnerà. Il termostato costa intorno ai 40 euro, 35-40 euro, può pilotare fino a circa 2 kW, 2000 watt, 2000-2500 watt, ma stiamo un pochino bassi, siamo intorno ai 2 kW, ne abbiamo d'avanzo, tenete conto che qui parliamo di 80 watt, quando li collego entrambi, perché ne ho due come vi dicevo, io arrivo a 150 watt, quindi siamo in piena sicurezza. Ora, il cavetto riscaldante si collega al termostato, il termostato si collega alla corrente elettrica e la sonda del termostato va dentro l'alveolo. Come funziona? Il principio di funzionamento è molto semplice. Una volta che abbiamo creato queste S qui, in modo più stretto possibile, si appoggia sopra la vaschetta di germinazione e noi lavoriamo tranquillamente. Ovviamente il cavetto non toccherà tutti gli alveoli, ma con il tempo, ovviamente rimanendo acceso H24, piano piano si scalderà tutto il vassoio. Difficilmente ci saranno delle zone più fredde, eventualmente, e questa è la difficoltà dell'utilizzo del cavetto, se vediamo che per esempio l'ultima fila fatica a partire rispetto alle altre, semplicemente lo posizioniamo un pochino meglio. Quindi va da sé che con 6 metri di questo si riescono a fare magari 3, 4 vassoi, 5 vassoi di questi. Infatti io faccio circa 8, 9 vassoi con due cavetti. Dicevo 80 watt, ovviamente deve essere sempre collegato al termostato e il termostato deve essere sempre acceso. Non possiamo spegnerlo come facciamo con le luci. Quindi è una spesa importante in termini energetici. Ora io ho una power station, vi farò poi vedere in un altro video quando avrò finito tutto il semenzaio come l'ho collegata. Quindi
io di notte utilizzerò la Power Station, di giorno con i pannelli solari carico la Power Station ed alimento tutto ciò che mi serve. In questo modo ammortizzo molto, però mi rendo conto che non tanto quest'anno, ma lo scorso anno, che la corrente costava un'esagerazione, è una spesa importante riuscire a scaldare tutto. Quindi queste sono valutazioni personali, dovete farle voi. Come dicevo, io mi adatto in qualche modo grazie anche ai pannelli solari, di giorno praticamente scaldo gratis, la notte senza Power Station si paga la corrente. Ora, dal momento che questo cavetto in silicone arriva anche a temperature importanti, parliamo di circa 50 gradi, il consiglio che vi do è di non metterlo su un piano di plastica, perché potrebbe magari rilasciare dei cattivi odori. Io personalmente ho utilizzato un rivestimento isolante di quelli che si usa sotto il parquet, quindi ne avevo in più e l'ho utilizzato. Questo è il secondo anno. L'investimento da fare per questo tipo di setup col cavetto è di circa 60 euro, quindi 40 euro di termostato e 20 euro circa, 25 euro di cavetto, dipende dalla lunghezza. Io ho il terzo anno che ce l'ho. Se non si rompe, io vado avanti anni e anni e anni con questo tipo di attrezzatura. Quindi è una cosa che si acquista una volta e con un po' di fortuna si porta avanti negli anni e si ammortizza. Allora, pro e contro di entrambi i sistemi. Il tappetino ovviamente è semplicissimo da utilizzare. Si attacca la spina, si mette sopra il vassoio, finito, 128 piante. Se vogliamo farne di più, ovviamente dobbiamo acquistare più tappetini. Ogni tappetino, vi ricordo, sono 50 watt, spesa 22-24 euro. Questo invece, il cavetto, è un pochino più complicato, come avrete visto, da posizionare, ma soprattutto da poi controllare che non vi siano zone fredde. Però una volta che abbiamo installato tutto, con un po' di esperienza, capiamo subito se ci sono problemi e interveniamo. Basta, non tocchiamo più fino a quando non cambiamo i vassoi, magari si muove il cavetto. Qui la spesa è leggermente più alta, ma facciamo molti più vassoi. Entrambi i sistemi sono comodi, entrambi i sistemi sono validi, sta a voi poi decidere in base alle vostre esigenze. È tutto qui, non c'è altro da fare. Il semenzaio si gioca soprattutto su due fattori: il riscaldamento degli alveoli e la luce. Adesso ce l'ho spenta perché non mi serve. L'illuminazione l'abbiamo vista nello scorso video, gli alveoli li abbiamo visti adesso. Noi potremmo già partire per fare un semenzaio ed è ciò che farò. Quindi nel prossimo video vediamo esattamente come si monta il tutto. Partiamo con le semine, vi parlo un attimo poi dell'irrigazione e dell'importanza dell'acqua, della temperatura dell'acqua, ne avevo già parlato lo scorso anno, e poi partiamo. Insomma, la prima cosa che seminerò, e lo farò proprio questo tappetino qui, farò un plateau di peperoni, 120 piante di peperoni. Non so che me ne devo fare, ma farò tutte, perché i peperoni sono veramente duri da far venire fuori. Se volete accelerare i tempi, soprattutto io parlo dei peperoni, peperoncini ovviamente, vi lascio qui in descrizione il video della Germ Box. È una scatolina recuperata di plastica, vi lascio qui le immagini. All'interno c'è uno Scottex sempre umido, si inumidisce un paio di volte al giorno, si appoggiano i semi sullo Scottex, si chiude, la scatolina è forata, si appoggia la scatola sul modem che abbiamo tutti in casa. Lì la temperatura è ideale, per questo bisogna inumidire due volte al giorno, perché altrimenti si seccano, e si seccano anche le radichette. Voi vedrete che in quel modo lì, in 7 giorni circa, noi abbiamo già i semi tutti germinati, quelli che sono ovviamente validi, quelli buoni. A quel punto si prendono con le pinzette e si mettono direttamente nel vassoio. Mezzo lavoro l'abbiamo fatto, se volete fare in quel modo lì, accelerate i tempi. Altrimenti la semina fatta sul tappetino, ma vale anche ovviamente per il cavetto in silicone, per far germinare i semi dei peperoni in questo modo qui occorreranno circa 10-12 giorni, anche 15, dipende. Quindi recuperiamo circa una settimana. Valutate voi, anche in quel caso lì avete anche quella possibilità. È un metodo semplice, gratuito e a portata di tutti, non costa nulla, perché tanto sono tutte cose recuperate che abbiamo in casa. Bene, vista anche la temperatura, vi lascio qui la tabella di germinazione dei semi, c'è l'articolo completo sul blog unossoincampagna.com, se vi interessa andatelo a vedere. Ricordatevi che ogni tipologia di pianta, quindi di semi, ha una temperatura diversa di germinazione. I meloni ne hanno una, i peperoni un'altra, il basilico un'altra ancora. Ecco, bisogna fare attenzione. E qui vi ritorno al discorso del termostato. Avere un termostato che ci permette di regolare la temperatura è importantissimo, vitale, altrimenti non riusciamo a fare grandi cose. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, almeno capisco che vi è piaciuto, e anche l'algoritmo YouTube lo capisce e lo spinge un po' di più. Condividete con i vostri amici se avete amici che hanno la stessa passione. Vi lascio i link in descrizione del cavetto, del termostato, del tappetino. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima. Lasciate un like.